Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Non temere, piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto dare a voi il regno. Vendete ciò che possedete e datelo in elemosina. Fatevi borse che non invecchiano, un tesoro sicuro nei cieli, dove ladro non arriva e tarlo non consuma. Perché dov'è il vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore. Siate pronti con le vesti strette ai fianchi e le lampade accese. Siate simili a quelli che aspettano il loro padrone quando torna dalle nozze, in modo che quando arriva e bussa, gli aprano subito. Beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli. In verità io vi dico, si stringerà le vesti ai fianchi, li farà mettere a tavola e passerà a servirli. E se giungendo nel mezzo della notte o prima dell'alba li troverà così, beati loro. Cercate di capire questo. Se il padrone di casa sapesse a quale ora viene il ladro, non si lascerebbe scassinare la casa. Anche voi tenetevi pronti, perché nell'ora che non immaginate viene il Figlio dell'uomo. Allora Pietro disse: «Signore, questa parabola la dici per noi o anche per tutti?» Il Signore rispose: «Chi è dunque l'amministratore fidato e prudente che il padrone metterà a capo della sua servitù per dare la razione di cibo a tempo debito? Beato quel servo che il padrone arrivando troverà ad agire così. Davvero io vi dico che lo metterà a capo di tutti i suoi averi. Ma se quel servo dicesse in cuor suo: il mio padrone tarda a venire, e cominciasse a percuotere i servi e le serve e a mangiare, a bere e ubriacarsi, il padrone di quel servo arriverà un giorno in cui non se l'aspetta e a un'ora che non sa, lo punirà severamente e gli infliggerà la sorte che meritano gli infedeli. Il servo che, conoscendo la volontà del padrone, non avrà disposto o agito secondo la sua volontà, riceverà molte percosse. Quello invece che, conoscendola, avrà fatto cose meritevoli di percosse, ne riceverà poche. A chiunque fu dato molto, molto sarà chiesto. A chi fu affidato molto, sarà richiesto molto di più». Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 oh, 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 alleluia, 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 oh, alleluia. Entriamo insieme nel Vangelo della Gioia in questa 19ª domenica del tempo ordinario. Un Vangelo che ci ammonisce: siate pronti. Questo invito di Gesù è come il filo che lega insieme le tre brevi parabole del Vangelo di oggi, che hanno tutte per protagonista un padrone. Dirò qualcosa in particolare sulla terza parabola, la più lunga, che ci fa capire meglio di tutte che cosa significa l'ammonimento «siate pronti». Gesù non vuol dire che dobbiamo in ogni momento pensare alla morte. Sarebbe un po' inquietante. In alcuni periodi della storia, specialmente alla fine del Medioevo, si è caduti in qualche esagerazione in proposito, con la pratica, ad esempio, di tenere un teschio sul tavolo, o magari con la scritta «ricordati che devi morire», oppure con l'insistita rappresentazione della morte nelle pitture di chiese e case private, nella predicazione, nella letteratura. Dicendo di stare pronti, Gesù non ci vuole inquietare o spaventare pensando al futuro. Ci vuole insegnare a vivere meglio il presente. Ci chiede di essere pronti sempre, di vivere sapendo che dovremo rispondere presto o tardi
dei doni che riceviamo ogni giorno. Più ci teniamo pronti e meno paura avremo dell'incontro con il Signore. Se un alunno studia regolarmente ogni giorno ed è quindi sempre pronto sul programma, non avrà paura dell'interrogazione a sorpresa. Ne avrà paura invece quello studente che non fa regolarmente il proprio dovere. Nella parabola il padrone affida a un servo l'amministrazione della sua casa. Il padrone è Dio e quel servo è ciascuno di noi. Il Signore ci ha affidato la gestione della sua casa, il mondo, fin dall'inizio. Nelle prime pagine della Bibbia Dio consegna agli uomini da Lui creati le cose, le piante, gli animali, perché ne sia saggio custode. Consegna all'uomo il suo giardino perché lo coltivi. Dio ha affidato a noi la sua creazione perché ognuno di noi sia quell'amministratore fidato e prudente a cui dare responsabilità. E non ci ha affidato solo le cose, le piante, gli animali, ci ha affidati gli uni agli altri. A Caino Dio chiede conto di Abele. Dov'è tuo fratello? E la risposta di Caino contiene suo malgrado una grande verità. Sono forse io il custode di mio fratello? Sì, siamo i custodi della creazione e dei nostri fratelli, specialmente di quelli che non possono custodirsi da soli. Dio ci ha dunque affidato l'ecologia, una parola che letteralmente significa gestione della casa. Ci ha affidato la sua casa e noi abbiamo due possibilità, come dice la parabola e come è facile riscontrare nella pratica. O amministriamo saggiamente la casa di Dio, rispettando la natura e le altre creature e custodendo i nostri fratelli, oppure amministriamo egoisticamente e cominciamo, come dice la parabola, a percuotere i servi e le serve, a mangiare, a bere, a ubriacarsi, cioè a sfruttare le cose e le persone a nostro vantaggio. Purtroppo alcuni fanno proprio così, cioè non pensano che dovranno rendere conto della fiducia ricevuta da Dio. Percuotono in tanti modi la creazione e i fratelli, con uno sfruttamento sconsiderato della natura, con le ingiustizie, le violenze, l'accumulo di beni che andrebbero condivisi. Fanno come se non dovessero mai morire, come se alla fine della vita non dovessero rendere conto della gestione della casa di Dio, come se ne fossero i proprietari e non i semplici amministratori. Ci può aiutare nella gestione della casa di Dio l'esempio di San Francesco, richiamato dal Papa nella sua enciclica. È noto il suo amore per tutta la natura, per gli animali, per gli uomini. Arrivò a chiamare le creature con il nome di fratello e sorella. Basta ricordare quel vertice della spiritualità e della letteratura mondiale che è il Cantico delle Creature, composto poco tempo prima di morire. Questo a volte lo si dimentica, composto quando ormai la natura era lontana da Francesco, perché non la vedeva quasi più e perché la natura gli si stava ribellando nel suo corpo, era colpito da diverse malattie, da tanti dolori. È proprio in questa situazione nella quale altri avrebbero maledetto la natura, pensiamo al tema leopardiano della natura matrigna, indifferente, proprio in questa situazione che Francesco eleva un canto di lode per sorella acqua, per fratello fuoco, per sorella luna, per fratello sole. Proprio questo sguardo fraterno sull'intero creato lo porta ad essere sempre pronto all'incontro con Dio, tanto da giungere a chiamare la stessa morte, che ormai sentiva imminente, con il nome di sorella. Il Signore ci aiuti ad essere sempre preparati all'incontro con Lui, come buoni amministratori della sua casa. Buona domenica a tutti. Alzo gli occhi verso i monti.
che ha creato cielo e terra. Che ha creato